Amici di Calcio Gol, buonasera, benvenuti alla 17ª puntata di quest'anno. Siamo pronti a darvi i risultati, classifiche di oggi. Cominciamo con il Parma. Intanto vi dico che il Parma non è andato oltre lo 0-0. Questo mezzolare è molto indigesto alla Parma, ma qualche colpa ce l'ha anche l'allenatore, ma ne parleremo poi dopo. In eccellenza Fidentina si porta sotto al 2 Rolo Castelvetro, Castelvetro che non va oltre il pareggio anche oggi. In promozione, bella vittoria ancora del Piccardo Savorè, e quindi però non mollano le due davanti, né Agazzanese né Nibbianese. In prima pareggiano tutte e due San Donnino e Noceto, perde addirittura la Viarolese, la terza in classifica, ma poi dopo vedremo tutte queste partite, le andremo a esaminare. Intanto saluto il mio compagno di viaggio, il Manso. Ciao Manso. Ciao. E il nostro ospite è Simone Alberici, direttore sportivo, presidente, ormai è di tutto, del Fraore. No, presidente. Ormai fa tutto lui. Fa due cose che non fa. Non gioca. Non gioca. Beh, per fortuna. E non presiede. Però comanda. No, assolutamente. Gestisce. Mi ha detto mio amico Stefano Nani che a volte fa arrivare due o tre squadre a fare allenamento insieme. Anche quattro. Dico quello. Abbiamo sei campi in Noceto. Sai che il grande DS Nani, Steve, che è in procinto, l'abbiamo detto prima alla telecamera spenta, che sembra che vada a Salso l'anno prossimo, perché il presidente del Salso vuole contenere i prezzi, allora vuole diminuire. Quest'anno c'è Bru Nani come direttore sportivo, lascia Bru, tiene Nani, e quindi è ridimensione. Però nei titoli ti sei dimenticato di fare gli onori alla Valceno. La Varanese oggi ha vinto contro il team. Sono arrivato fino in prima categoria, non sono arrivato. Poi ne parleremo. Questa è promozione secca. Ne parleremo poi dopo. Però non mi voglio dimenticare, le faccio subito. Voglio fare le condoglianze a un nostro amico e collega Gabriele Maio, che stanotte si è spenta la mamma. Quindi tutta la redazione di Calcio Gol e tutti i presenti, facciamo le condoglianze veramente a Gabriele Maio, che è un amico e veramente sempre molto gentile con noi. E parliamo ancora di calcio giocato, andiamo al Parma. Allora io direi di partire subito con i risultati, poi dopo andiamo a esaminare la partita di oggi. Allora, 24esima giornata, Clodiense Alto Vicentino 2-1, Lentigione Bellaria 1-1, San Marino Correggese 2-2, Castelfranco Delta Rovigo 2-1, Forlì Fortis Juve 2-0, Parma Mezzolare 0-0, Imolese Ravenna 1-1, Legnago San Maurese 2-0, Ribelle Arzignano 2-1, Romagna Centro Villafranca 1-2. La classifica vede il Parma in testa con 60 punti, Forlì 51, Alto Vicentino 49, San Marino 43, Ribelle 41, Delta Rovigo 39, Imolese 37, Legnago 36, Correggese 34 insieme alla San Maurese, Castelfranco e Lentigione 33, Arzignano 29, Ravenna 28, Mezzolara 25, Villafranca 24, Romagna Centro 20, Clodiese 14, Fortis Juve 11, chiude il Bellaria con 10 punti. Ecco, c'è da dire che anche oggi, se il Parma non ha vinto 0-0 il risultato, però è chiaro che ha perso col fanalino di coda la seconda in classifica a ieri l'Alto Vicentino, oggi è il Forlì 51, sono sempre 9 punti di differenza. Una partita oggi io l'ho vista e ti dirò che non mi sono divertito molto oggi, anche perché io non sono d'accordo con le scelte dell'allenatore, lo sentiremo dopo nelle interviste, però un paio di giocatori, uno addirittura non l'avrei neanche mandato in campo perché è più grosso di me, quindi non so come faccio a giocare a calcio, però bisogna anche giocare per prendere la condizione, però prima bisogna farlo allenare, giocare magari con gli juniors e poi dopo vedere di mandarlo in campo, che questo è Guazzo, che è un ex giocatore, secondo il mio parere. E poi un altro giocatore che nelle ultime domeniche fa discutere, Michele Messina, un difensore che ultimamente non riesce più neanche a crossare. E poi qualche anche giocatore spostato o in mezzo al campo, tipo Corapi, che effettivamente ormai va fatto riposare, perché effettivamente sono 24 partite che gioca e che tira, quindi secondo me qualche giornata di riposo non gli farebbe male. Almeno potrebbe metterlo in un posto
posto dove si riposa un po' di più, cioè davanti alla difesa, e poi ti dimentichi che oggi hanno giocato male un po' in tanti. Io dico solo che il mister ha predicato umiltà, ha continuato a dire che non era vero che il campionato era vinto, e lui ce l'ha voluto dimostrare, perché sul pezzo, l'unico che non è stato sul pezzo oggi è stato lui. In pratica è riuscito in una partita come oggi a non far giocare insieme 5 minuti i nostri due bomber, quelli che noi abbiamo sempre invocato e che gli hanno permesso di avere questi 10 punti di vantaggio. Non si capisce il perché. Io parlo anche di destabilizzare lo spogliatoio, perché chi ha giocato a pallone anche in terza categoria sa benissimo come funziona. Non può arrivare uno, mi ha detto che è stato migliore in campo oggi, però non può arrivare uno e prendere sul posto a qualcuno che tira la carretta da 25 giornate e che è in testa alla classifica. Cioè non funziona così nel calcio, lo sappiamo, a tutti i livelli, dalla Serie A alla terza categoria, e questo non ci sta. Come non ci stanno, cioè, le scelte, dai, oggi assurde, poi lo sentirete nelle interviste, avremo di che parlarne, perché veramente arrampicarsi così sugli specchi non l'ho mai sentito in vita mia. Beh, comunque sentiamolo subito Gigi Apolloni cosa ha detto a fine partita ai nostri microfoni. Sicuramente oggi la prestazione non è stata ottimale, un po' successo un po' come è successo all'andata, nel senso che dopo una buona vittoria voluta contro l'Alto Vicentino, è chiaro che probabilmente le energie nervose non ci hanno permesso di scendere in campo, anche se poi chiaramente i pericoli non abbiamo corsi, perché avevano completamente hanno cercato di chiudere i nostri giochi, i nostri fonti, e giocando anche in una maniera diversa rispetto alle partite precedenti. Abbiamo fatto io di menzionare, penso che abbiamo fatto 5-2, non abbiamo fatto in altre gare. Al di là dell'avversario, quello che non mi è piaciuto è proprio l'atteggiamento in alcuni episodi, dove lì dovevamo essere più squadra, probabilmente non c'è stata squadra fino in fondo, anche se poi in alcune giocate abbiamo un paio di occasioni dove si poteva fare gol e non abbiamo sfruttato, però abbiamo fatto troppo poco, dice. Dobbiamo lavorare anche sotto questo punto di vista qui, la squadra era stata avvertita che comunque loro sarebbero venuti qui cercando di non permetterci di sfruttare le nostre qualità e anche la nostra serenità, tra virgolette. Lì dobbiamo essere ancora più bravi a lavorare durante la settimana, proprio anche sapendo che gli altri sfrutteranno al massimo anche il fatto di farci il mio fusile attraverso anche o istruzionismi o anche calci o anche minacce. Ma questo è sempre, ci stavo sempre nel calcio, e poi dobbiamo cercare di lavorare anche su questo punto di vista qui. Che probabilmente oggi siamo mancati forse nell'idrocizzare alcune azioni. Ho cercato di mettere Ciccio largo per sfruttare meglio Ives con Guazzo, ma ho visto che abbiamo fatto poco, anche perché poi gli spazi sicuramente c'erano un po' dietro. E poi ripeto, tornando al discorso di prima, Ciccio l'ho messo perché volevo una manovra più veloce. In realtà poi chiaramente in alcuni momenti quando abbiamo precisato abbiamo dato anche di grattacapito, ma se non precisiamo il gioco chiaramente le squadre, soprattutto nelle partenze, gli permettiamo di organizzarsi e di chiudere gli spazi. Sì, volevo dare davanti, visto che negli allenamenti che vedo sia Guazzo che Musetti si cercano di giocare insieme, hanno quasi un feeling tra virgolette, quindi ho cercato anche di lavorare, di mettere in campo anche, oltre che la loro esperienza, anche la loro qualità. Per quanto riguarda Ives, oggi ho visto meno bene di altre volte che ho avuto l'opportunità di sostituirlo. Volevo anche il tuo giudizio sul primo minuto di Mazzocchi.
anche un po' di diversità data, però forse ci si aspettava magari qualcosa di più. Sai, lui è già diverso tempo che non giocava e chiaramente il campo in un certo senso il Tardini dava un'emozione particolare, ovviamente, però secondo me ha fatto bene. Poi è chiaro che andando avanti a un giocatore siccome spreca molte energie fisiche con duelli individuali, duelli personali, dove cerca di saltare l'uomo, ha speso molto, quindi è chiaro che l'avrei sostituito comunque, ecco, perché sapevo che man mano andava avanti avrebbe perso un po' di smalto, avrebbe perso un po' di vita. Abbiamo sentito Mister Apolloni, ma so che tu non sei d'accordo con lui, però. No, anche perché mi ha detto qualche pezzettino interessante. Non sono d'accordo perché, come ho detto prima, si arrampica sugli specchi. Il primo a aver messo in condizioni il Parma di non giocare da Parma è stato lui, non puoi andare in campo in 8 in 9, ti sei dimenticato di Miglietta, che non abbia giocato domenica Miglietta è significativo, no? Nella partita più importante dell'anno, che era quella in cui non bisognava perdere con l'Alto Vicentino, ha fatto tutt'altra formazione. Io capisco che debba farli giocare, non lo so, però obiettivamente prima vinco il campionato, oggi penso se si vinceva oggi poi ti potevi permettere di andare in campo in 8, in 7, in 6, ma lo stesso partite. No, comunque questi errori lui li commette proprio non è la prima volta. Ricordati in Coppa Italia con la Correggese ha fatto la stessa cosa, no? Cioè in pratica quando deve far giocare qualcuno cambia troppo, cambia ruoli, cambia tre uomini, ma vuol dire cambiare completamente la squadra, vuol dire so che ad esempio ha parlato di feeling, ha giustificato il fatto che ha messo insieme Guazzo e Musetti perché ha detto che hanno un feeling in allenamento. Beh, scusa mister, ma il feeling, quello vero, ce l'hanno Baraje e Micio Melandri, che insieme ti hanno portato ad avere 10 punti di vantaggio, 9 sugli altri. Ok, questo è feeling. Il feeling che tu vedi in allenamento tra due giocatori che hanno fatto 5 partiti insieme, hanno fatto forse 3 o 4 gol insieme, cioè non me la vieni a raccontare, cioè è arrampicarsi sugli specchi, cioè non puoi dirmi altro. Oggi io l'ho vista per TV e ho contattato 5-6 persone, te compreso. Oggi erano tutti là col muso. Insomma, è chiaro che. Cioè anch'io non sono non ero dell'idea di far giocare Guazzo, ma questo non è il giocatore, l'abbiamo visto domenica scorsa, due domeniche fa, quando aveva sbagliato più il rigore, quando aveva sbagliato i due, oggi addirittura gli ultimi 5 minuti era imbarazzante, insomma ha fatto un tiro, si sentivano dei mugugni, la gente poi è chiaro che vuole vedere giocare bene, vuole vedere la squadra prima in classifica. Ma tu pensi, come pensano in tanti, che ci sia un qualcosa per cui debba giocare per forza, determinato numero di presenze? Ci crede, l'ha voluto, è chiaro che adesso ha voluto Musetti, ha voluto Longobardi, ha voluto Guazzo, tre centravanti, e domenica ce ne aveva due, non li ha fatti giocare nessuno di due, È chiaro che magari è cambiato qualcosa, magari è cambiato modulo di gioco, visto che Longobardi poi è fuori, Musetti era infortunato ancora, perché domenica era entrato oggi Musetti, a dire la verità, quindi io non capisco perché non gioca Dorni, che addirittura l'ha mandato a giocare cioè questo è un giocatore che all'inizio del campionato ha fatto bene, non so cosa sia successo, però qualcosa è successo sicuramente, perché un giocatore del genere, peraltro un parmigiano, non possono raccontarcela così. Non è in forma, a proposito di forma è vero che Melli quest'altro è assunto ancora del Parma? Guarda, questo non lo so, però è chiaro. Perché oggi siete per la televisione, ma insentibile, giustificare. Io ti dico e ridico quello che avevano detto quest'estate, insomma, che la nuova società aveva detto che quest'anno in Serie D non c'era il posto, non serviva un team manager, ma
dalla Lega Pro in, in su c'è la possibilità del rientro. Poi Sandro è un parmigiano, è ben voluto dal, dal pubblico, e quindi sì, però, è però guarda, oggi giustificare le scelte del mister con non è in forma, ha bisogno di riposo e qui e là, cioè non ci sta proprio, no? Cioè, infatti te lo chiedo per quello. No, io non l'ho sentito. Te lo chiedo per quello. Adesso un po' di obiettività, un po' di obiettività, Sandro, un po' di obiettività ci vuole, dai, cioè, un cicinino, perché è assurdo, cioè non si possono sentire, come non si possono sentire le interviste. Oh, ma diteglielo nei denti. Cioè, non lo so, aggiustiamolo, aiutiamolo. Quest'altro anno è Lega Pro, cioè, certo. Non, o avremo una squadra così tanto superiore da, che va in campo da sola e che vince, se o se no diventa un problema. Minotti sarà bravo a fare, e Galassi sarà bravo a fare una buona campagna acquisti, magari il Parma può avere una squadra forte anche come quella di quest'anno. Sì, auguriamoci, vai su piazze diverse, auguriamoci di essere superiori come quest'anno. Reggio, no, ma comincia da poi su delle piazze, su dei derby, perché Piacenza, Cremonese, Mantova, e se la saltassimo? Ma guarda, io non sono convinto, però perché voi l'hai sentito anche tu? Sì, è chiaro che queste, per saltarla intendiamo sarebbe che saltiamo, sarebbe in diretta, perché questa quando si mormora che ci siano tanti sai, tanti penso che anche quello che hai detto tu nella tua chat, Emilia Gol, proprio due giorni qua, il discorso di Infront, il discorso di squadre aiutate, il discorso di fatturazioni, come abbiamo letto anche sugli altri giornali, un'altra filone aperto per, in Serie A, questo si parla di giocatori, si parla di direttori sportivi. Beh, quella lì per me, io è un'altra nuvola. Sono l'unico a scrivere che è una bufala anche quello. Lo stesso giorno una bufala per togliere, per distrarre qualcosa, perché certo, in pratica certo. Qui si dice, perché forse la gente non l'ha capita, cos'era il fatto del calcio marzo della settimana. Il discorso è questo, io procuratore del giocatore Alberici mi metto d'accordo con la società Parma e nel contratto scrivo che la mia commissione me la paga, certo. Me la paga. Ecco, la finanza dice che questo non è accettabile e dichiara che sono fatture false, sì. Perché io essendo parte, sì, ma allora prendi tre società e tre giocatori. Il problema è che ecco, quando c'è un contratto tu rispetti il contratto, cioè, se la paga una che la paga l'altra, ascoltami, alla fin fine non si è mai visto una fatturazione falsa con un contratto e una dichiarazione di intenti, certo. Cioè è una cosa assurda questa qui, l'hanno aperta, infatti poi per delle cifre il Napoli 8.000 euro, cioè delle cose, e ci siamo tutti chiesti chi ha bene in, certo, in mente la materia, come mai possa succedere che su tutti i giornali, il giro del mondo. E il primo giorno nessuno ha detto di cosa si trattava, si è parlato delle perquisizioni, dei soldi fermati a Crespo, sì. Cioè tutte queste cose senza spiegare il perché. Certo. Il perché, vero avvocato? Te cosa ne pensi? Ah, io era già successa questa cosa. Sì, anche perché è vecchia. È una cosa un po' particolare, non è solo la fatturazione della parcella che il procuratore deve prendere, perché il procuratore di fatto prima della tutto questo filone avviene precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge sulla procura. La nuova legge sulla procura prevede per società professionistiche che possono indicare chi è il procuratore e dunque chi paga il procuratore indicato nel mediatore. E sono equiparati i mediatori, mentre prima c'era un... No, non esistono più. No, il procuratore non esiste più, procuratore FIFA, ma sono diventati nel mediatore formale. Sì, uguale. Bravo, neanche il mediatore immobiliare, perché hanno un albo. Il procuratore oggi deve pagare un bollettino, paga un bollettino e si iscrive all'albo dei procuratori, e poi per ogni procura che firma, per ogni contratto, deve pagare una tassa, un altro con l'ennesimo trucco
dello Stato, della Federazione per incassare altri soldi, tanto, non ne hanno tanto ne hanno bisogno, perché noi società ne diamo pochi. Comunque, a parte questo, stavo dicendo, prima di questa entrata in vigore di questa norma, solitamente venivano fatti dei contratti veri e propri, contratti non standardizzati, non depositati in Lega, perché come forse voi sapete, quando si firma un contratto di un giocatore e di un giocatore con la società sportiva, c'è un modulo obbligatorio della Lega. Obbligatorio. Sì, però, cioè, velocissimo. Non parlo del Parma. Allora, capito? Allora, mi chiedi una cosa e rispondi. Giusto. 2+2. No, l'aspetto è un altro, non è solo il pagamento del compenso del procuratore. Quando un giocatore professionistico, in società professionistica, ha tante beghe, tante cose, mettere giù i genitori, trovare gli hotel, trovare il ristorante, la lavanderia, diciamo le donnine no, però va bene, e tante altre cose, aspetti, che tutte attività di natura collaterale le fanno i procuratori, le fanno i procuratori, però il giocatore dice: io il mio procuratore non lo pago, lo paghi te. E allora cosa fanno? Nel contratto, in quelli vecchi, mettevano che erano a carico della società, certo. Però formalmente la doveva fatturare al giocatore, dunque lì è il solito problema che viene anche con le cause, che deve la società, il giocatore fatturarlo, il procuratore fatturare al giocatore, poi il giocatore fatturarlo alla società. Sì, ok, comunque non c'è né evasione. No, c'è, perché comunque c'è un passaggio di fattura, e infatti hanno messo quella regola lì della procura apposta, perché hanno detto: chi è che paga il procuratore? Prima non c'era, se non potete prima. Sì, ma cioè, che ci sono delle cose molto più. Il calcio cioè, muove lui è la terza forza economica del paese, certo. Però c'è da dire che lui ha tirato fuori anche il discorso di Infront con le società. No, beh, così è un'altra cosa. Ecco, beh, è molto più grave quella. Lì sì, è molto più grave quella di questa qua, insomma. Sì, quindi... e tra l'altro non ha fatto il giro del mondo. Questo che è certo. Davvero grave, perché certo. In pratica hanno dichiarato che il Genova l'anno scorso è stato salvato con i soldi di Infobis. Infatti di Laurentiis, cosa ha detto? Una storia vecchia, perché era già successa questa storia qua del procuratore, sempre con Napoli e sempre su altre cose. Sono tutte 8.000 euro Napoli. Sono tutte, sempre chi è PM. Stiamo parlando, andiamo a sentire il giocatore allora. Musetti cosa ha detto a fine gara? Credo che loro abbiano fatto una buona gara, sono messi in difficoltà, nel senso che abbiamo preparato la partita credo così con i 5 dietro e noi abbiamo fatto fatica e probabilmente siamo nervositi, non siamo riusciti a fare più giocare che si riesce di solito. E siamo stati frettolosi, quindi abbiamo fatto probabilmente il gioco loro. E niente, bisogna, a volte bisogna fare anche complimenti al suo avversario. Infatti credo che la partita di oggi sia stata anche un pochino, non dico condizionata, nel senso che venivamo da una vittoria importante di domenica, probabilmente non dico risapere di rilassatezza, però inconsciamente probabilmente c'è stato. E infatti in settimana siamo parlati tanto anche su questo fatto qua, nel senso di non passare la guardia, anzi di cercare di dare una botta finale. E probabilmente siamo pescati con quella cosa lì. No, ovviamente noi è una colpa nostra. Loro credo che siano stati bravi a ingabbiarci, però se noi giochiamo da Parma credo che non ce ne sia per nessuno. L'abbiamo dimostrato e credo che guardando solamente i nomi che abbiamo, però a volte non contano solamente. Oggi abbiamo fatto una fase offensiva, ma quella difensiva credo non benissimo. E niente, però siamo sempre primi, abbiamo 9 punti. No, sinceramente non avevo capito perché c'era una ragazza della curva che era attaccata alla rete. E io stavo esultando e non riuscivo a capire perché non aiutavo. E dicevo, c'è qualcosa che non va. Mi faceva così col dito, mi sono tirato, l'ho visto. Però non ci credevo. Ora qualcuno mi dice che probabilmente era fuori gioco, non so, però dal campo sei. Su un calcio d'angolo uno non ci crede che sia fuori gioco. Sì, diciamo che
tra tutti e due andiamo un po' a giocare con qualsiasi altro interprete, però veramente proviamo diverse situazioni, e, sì, gli due non è che abbiamo provato poi più di tanto, però se due possiamo giocare un pochino, per il problema ce ne siamo, credo che non ci siamo stati, nel senso che poi non è venuto il gol, dopo abbiamo scambiato, abbiamo provato a fare, peccato. Un tuo commento sull'episodio del rigore negli anni di Senna? Dalla mia posizione è il rigore netto. Sembra che per darci un rigore in casa ci debbano proprio ammazzare, però va bene così. Dito anche allora Musetti, è chiaro Manso che il Parma il campionato l'ha già vinto, perché ormai lo diciamo da settimane, 9 punti certamente sono tanti. Domenica ci sarà un'altra bella partita contro la Correggese, una Correggese che oggi vinceva 2-1, poi ha fatto 2-2, vinceva 1-0, 1-1, 2-1 e poi 2-2. Oggi ci sono stati tanti pareggi, tra l'altro anche il Lentigione che ha fatto una buona partita in vantaggio con Nisfa, poi è stato raggiunto dal Bellaria nel secondo tempo, e la sconfitta dell'Alto Vicentino. Solo il Forlì oggi ha vinto 2-0 con la Juventus Fortis, quindi un campionato che è chiaro, addirittura ha perso anche il Delta Rovigo, quindi difficilmente il Parma potrà l'avevamo detto l'altra settimana, 9 o 10 punti. Se la seconda forza era l'Alto Vicentino, giocando così, sì, come penso che dopo la sconfitta di domenica oggi magari hanno mollato, no? Quindi ormai bisogna arrivare secondo posto è sempre interessante, no, questa è il classico, cioè, domenica sono andato in campo, hai visto, cioè, sembrava che, no, la difesa non fosse un fosse un optional, certo. E siamo fatto così, stessa cosa, vedi, è la stessa cosa del Parma. Se il Parma va in campo in 8 e in 9, anche contro l'ultima in classifica, vai contro a delle figuracce, c'è poco da fare. Sì, fai delle figuracce per non perdi, ma se questo è il problema. Beh, ho capito, perché il Parma è 6 volte superiore, ascolta, noi l'avevamo detto domenica sera, l'avevamo detto, cioè, non dobbiamo temere niente, perché se gli avversari sono questi, non possono vincerle tutte, no, assolutamente. Cioè, e si è visto, oggi, vedi, e poi quante volte è successo? Delta Rovigo, Forlì, Alto Vicentino, si alternano tutte al secondo posto, no? Perché quando un Parma pareggia, loro non vincono, certo. Cioè, è di un chiaro mostruoso, però, obiettivamente... io ritorno a quando ho cominciato a criticare il mister per via del gioco, no? Si vince ma non si convince, perché quante partite abbiamo vinto per colpi e non per gioco. Ok, l'importante è vincere, lo sappiamo, adesso però anche il Tardini, cioè 10.000 persone meritano un po' di spettacolo, meritano anzi, diciamo che meritano tutto, e quindi, cioè, non puoi per idee che nel calcio non si sa cosa c'entrino, perché l'abbiamo visto, certo. Giocatori non in condizione, giocatori fermi, cioè non è che li devi recuperare questi, perché tu hai detto prima, per recuperarli bisogna far giocare. Ascolta, ma se c'è una squadra che ha vinto e è convinto, perché devo far giocare? Ma fa le amichevoli, gioca il mercoledì. No, giocano a giovedì. Certo. No, poi uno me lo fai giocare, lo posso capire, dai un turno di riposo a Baraglia, dai un turno di riposo a Melandri, li fai partire e poi li cambi, capisco, ma così cioè, non ha senso, cioè è lo stesso discorso. Ascolta, ricordati quello che ha fatto domenica scorsa, nel momento che c'era bisogno di contropiede e di velocità, ci ha dato mezz'ora di guazzo. È assurdo, è anticalcio. Cioè, no, questo è cioè, e oggi è un ex giocatore questo. No, no, ma a parte lui, cioè, ma io vado su tutte le scelte. Oggi sono state cervellotiche, non far riuscire a far giocare 4 o 5 punte senza far giocare insieme. No, poi Corapi sulla sinistra, poi sulla destra è stata veramente sulla fascia, no, poi sulla destra. Io non l'ho capita, poi magari ha ragione lui. E bisogna far posto a quel chiletto, eh?
perché a questo punto è solo quello, devi far posto a Miglietta, che deve giocare, perché quello deve giocare. Oggi ha giocato, però a me non è piaciuto, insomma. Cioè, ma dai, c'è un passo, c'è il passo di Guazzo, c'è gente che ha grandi passato, grande passato a livello di Lega, di Serie B, però finiti. Sono finiti, sono basta, finiti. Cioè non terremo mica perché non è che dovremmo recuperarli per quest'altro anno, non eh? Non penso. No, te lo chiedo, no, te ne sai molto più di me. No, io lo sai, io lo so quello che sai tu, insomma, però io, come la penso io, sono giocatori questi che ormai sono di altre categorie inferiori. Andiamo adesso in eccellenza, allora, visto che parliamo di categorie inferiori, girone A, 22esima giornata, Cittadella Bagnolese 0-0, Fidenza Casal Grande 0-1, San Michelese Castelvetro 1-1, Vigor Carpaneto Colorno 1-1, San Felice Fidentina 0-2, Fiorano Luzzara 2-1, Formigine Pallavicino 0-2, Bresello Rolo 0-2, Fulgore Robiera, Sesso Maggiore 0-0. La classifica vede in testa il Castelvetro insieme a Rolo con 47 punti, segue a un punto la Fidentina 46, Colorno 37, Carpaneto Bagnolese 35, Casalgrandese 34, San Felice 33, San Michelese 31, Fulgore Robiera 29, Sesso Maggiore 28, Luzzara Pallavicino 27, Cittadella 23, Fiorano 19, Fidenza 17, Formigine 13, Bresello chiude con 6 punti. Ecco, oggi bella giornata, buona giornata della Fidentina che con due gol è riuscita a vincere la partita e portarsi a un punto dalla prima classifica. Due, perché oggi il Rolo ha vinto, invece è andata a prendere il Castelvetro. E la Fidentina, diciamo che col gol di Ferretti e Dattaro è riuscita a fare una bella partita e a portarsi lì a un punto, quindi campionato manso, questo tutto aperto, solo quelle tre qua. Lo dicevamo, sì, è aperto per queste tre e basta, però lo dicevamo che Castelvetro viene da... fai conto che le ultime cinque partite ha fatto cinque pareggi. È un passo da zona di precisione, ma quasi. Sì. Cioè, si è mangiato tutto il vantaggio che aveva, sembra che non sia passato il momento brutto, anche se vabbè, oggi aveva la San Michelese, che è squadra noiosa, però obiettivamente quello che ci aveva fatto vedere nel girone d'andata fino agli inizi di dicembre, il Castelvetro, macchina da gol, non ce n'era per nessuno, forse gli unici che metteva qualche puntino sulle ira eravamo noi, sì, che diceva che non si può in eccellenza continuare così perché non c'è mai visto nessuno. Certo, oggi però domenica che c'è il Bresello, quindi si potrebbe riprendere. Sì, ok, tieni conto che il Bresello era l'unica vittoria che ha fatto, l'ha fatta a Rolo, vince andata, sì. Cioè, secondo me si toccano a Castelvetro. Oggi parlavo e dicevo con i mister di Carpaneto e di Colorno, parlavamo appunto del Castelvetro e tutti dicevano, cioè, di anomalo c'era il passo che aveva prima, anche perché una lotta a due c'è sempre stata. Certo. E io ho aggiunto che a gennaio, di solito verso la fine di gennaio, inizio di febbraio, però una mollava, cioè era costretta a mollare perché l'altra allungava. Qui invece si sono ricompattate, è bellissimo il campionato, sarà secondo me bello fino in fondo. Qualcuno dice che la Fidentina, cioè tutte le voci, no? Le sentite anche te, credo, dicono ma cosa ci vanno a fare, cioè qui e là. Io invece credo che si trovano, secondo me, la Serie D la fanno più che volentieri. Certo, tutti. Tutte e tre, tutti. Le altre due ok, però si parla appunto della Fidentina. Ma la Fidentina cosa fa? Vuole andare su? Questa è la domanda che si sente così e io dico sì. È già un po', non è da questa, quindi i campionati e le formazioni allestite in estate dalla Fidentina sono sempre state squadre allestite per vincere i campionati e per comportarsi benissimo. E quando sei lì dopo è chiaro che chiaro. Oggi, tra l'altro, oggi era il compleanno del mister. Non immagino, domani andrò a vedere sul sito della Fidentina cosa avrà fatto negli spogliatoi, perché il mister
Cioè, mister Mazza è un fenomeno in questo. Invece oggi bella vittoria del Pallavicino, due gol di Cossetti, doppietta di Cossetti, è un Pallavicino che aveva bisogno di fare una bella vittoria fatta col Formigine, ma sono punti pesanti questi. Sì, in pratica questa vittoria ha invischiato, se si può chiamare così, si può dire così, sia Luzzara che il Sesso Maggiore che Rubiera. Anche se non dobbiamo dimenticare che poi la terza ultima ha 17 punti, che è Fidenza, e di questi 17 sicuramente qualcuno verrà tolto, facciamo un'ipotesi, 15, sì. E cioè ci sono altri 15, 13 punti, ricordiamo che ce ne vogliono 6 per disputare il play-out. Sì, io penso che Fidenza, poi da quello che ho letto, che ho sentito, oggi veramente una squadra allo sfarsio, no? Quindi manca... ci sono 5-6 giocatori che sono all'altezza di questo campionato e poi invece altri 6-7 compreso l'allenatore che non sono di categoria, insomma. Quindi dopo la fiammata delle prime due partite che magari Martini aveva fatto la differenza e aveva vinto da solo queste due partite, adesso il Fidenza è tornato quella squadra che era prima Ma no, diciamo che ultimamente sta facendo peggio, però il discorso che non siano da eccellenza sono squadre anche fatte su dei 10-11 persone, no? Tu capisci che quando non hai rosa, no, ma se poi ti manca uno o due giocatori, ce ne hai due non in condizione, a quei livelli lì perdi. Io voglio usare il condizionale stasera, no? Voglio parlare quando arriviamo a Medesano, perché ma è la stessa situazione, no? Medesanese e Fidenza è la stessa situazione. Io da quello che ho saputo, e in settimana voglio documentarmi meglio, che quando Macchetti non riesce a fare allenamento ci va Caiulo, cioè io penso che io queste cose qua, uno va a Medesano, va a Fidenza, cioè questi gruppi di amici, di allenatori, di direttori sportivi che lavorano per 4 o 5 società, a me non va bene, cioè dico che è una cosa che i dirigenti, se succede, uso il condizionale perché non li ho visti, no? Ma se è vero, ma se lo dicono, se qualche giocatore lo dice, l'ha riportato, che l'allenatore avrebbe detto negli spogliatoi, io penso che sia una cosa veramente vergognosa, no? Cioè ogni società deve avere il suo direttore sportivo o dirigente, l'allenatore, ma che l'allenatore un gruppo di amici, una sera uno va qua, l'altro va di là, cioè per me è una cosa, cioè sono società allo sbando. Come tali sono Medesanese e Fidenza. Io credo che ti abbiano informato male. Poi può essere. Perché ti ricordi anche quando hanno detto che Macchetti era andato, cioè per dire, c'è andato, la storia, c'è andato. Però ti ho anche spiegato il perché, lo so benissimo il perché, cioè è andato per delle fatture, perché aveva fatto dei lavori per Ceci, e quindi era quello il senso. Ma quello che ti voglio dire adesso, a me sembra di uno strano, anche perché non è che non si possa sapere, poi non ci credo, cioè, scusa, non hanno neanche un secondo a Fidenza, non lo so. Chi è? Non lo so, chi è il tuo ministro? Guarda, non chiedermi mai, perché sono cose che non so, però ti dico... Macchetti, promosso qualcuno. Magari mi informerò anche su questo, insomma, però tutte queste cose qua, cioè, non ha senso. È chiaro che il Fidenza, sappiamo tutti, in difficoltà economiche, in difficoltà di gestione, di giocatori, di tutto, e quindi si è affidata... Cioè anche lì Macchetti che è subentrato di linea, no? Anche lì ha fatto le scarpe. Cioè prima ma non è vero, uno quando lavorano insieme, allora due allenatori, uno fa le rinnovi, uno fa la prima squadra, lavorano insieme, vanno d'accordo, è come quando un allenatore viene esonerato e il suo secondo va avanti. Cioè, ho capito, ma fare le scarpe, tutta le abilità di poter arrivare a allenare in eccellenza. Vabbè, ma scusa, allora. Non ci aveva mai allenato. Insomma, no, lui ci sarebbe allenato in eccellenza. Aveva allenato in eccellenza. Borgotaro, cioè, quindi te lo dico perché lo so per certo, quindi poi che fosse durato 10 giornate, perché no, è andato via il presidente, allora il presidente l'aveva chiamato lui che era Avalli. Il presidente era Avalli, l'aveva chiamato lui, il presidente si è dimesso, la nuova società è entrata e Macchetti veniva da via, l'aveva lasciato a casa, o era stata, non mi ricordo, comunque aveva allenato, ma a parte questo, cioè io sono
su queste cose, io che sono il critico per eccellenza, che non faccio passare niente, cioè a me sembra davvero tutto molto strano. Che poi uno ci tenga a essere allenato di eccellenza, beh, sai, il primo io, cioè, non mi vergogno a dirlo, cioè, scusa. Ecco, sarebbe diverso se Macchetti fosse stato chiamato a allenare la Juniores da fosse stato il secondo di Dall'Igna, non era il secondo di Dall'Igna. No, ma è stato chiamato da Giovati a allenare, e poi che era cambiato. Sì, ma Giovati è lo stesso che ha voluto Dall'Igna, perché Giovati lo voleva già l'anno scorso. Ha dato le dimissioni Giovati oppure non ho capito? Non ho capito neanch'io, no, sì, ha dato le dimissioni. Oggi, se ti interessa, dove era Giovati? A vedere Carpanetto. No, era Brescello. Non cadermi sul Brescello. Possiamo stare per sempre, perché coppia, coppia Carpi Giovati mi vengono già i brividi. In che senso? Insieme, sarebbe ideale, sarebbe, no? Fantastico. Uno comanda e l'altro non comanda. Sarebbe, allora, chi comanda è Carpi, però. No, io non lo so. No, secondo me sì, insieme, però, sarebbe una coppia. No, vabbè, comunque, vabbè, uno diciamo che eseguisse gli ordini dell'altro. Comunque Giovati a Brescello c'era già stato nell'anno, appunto, credo di Dio, appunto. Nell'anno di Dio di C, no, di sì, poi era quando poi sono stati promossi, no? Assolutamente, dopo. Questo non lo so. Dopo. Ah, ok. Comunque parliamo di 15 anni fa. Sì, no, no, c'era già stato tempo. Io ero un bambino, giocavo, facevo ancora gol, forse anche 20 anni fa. No, quindi. Forse anche 18. Passiamo ad analizzare anche il sesso maggiore, che oggi è 0-0, un risultato che è buono, però bisogna fare punti, perché fanno la svelta quelli di dietro. Se vedi, sono già stati risucchiati, tra l'altro, cioè, veramente lì si giocherà molto sul fatto di non disputare i play-out. Sì, tieni presente che Cittadella ha pareggiato con la Bagnolese, di questo Cittadella parlano tutti bene, quindi così, cioè, in pratica veramente qualcosa di impressionante. Questa contro in casa col Formigine, quindi lì il Sasso dovrebbe vincere, insomma. Poi tieni presente, non vogliamo dimenticarci Fiorano, che ha vinto con l'Uzzara tirando dentro l'Uzzara e tirandosi un po' fuori anche lui, perché certo. Obiettivamente, cioè, mantenendo da Cittadella c'è solo 4 punti, quindi in teoria questo play-out si potrebbe giocare. Comunque qua si deciderà, perché è lunghissimo ancora, ragazzi, ma quanto sì, è lungo, no, certo, siamo certo. Alla 22esima giornata, dobbiamo arrivare a 34, sì, ci manca ancora, beh, sia davanti che dietro. Comunque il campionato così bello, secondo me, io non ricordo un campionato così bello in eccellenza, sia sopra che sotto. Beh, che ci siano 3 squadre in giro di un punto, sono anni e anni e anni che non ci sono. 2 sì, ma 3 mai. I tempi del Pallavicino e Orlando Pietra. Ecco, quindi quello che mi ricordo io. Però erano comunque 2 squadre. 2 squadre. Cioè, 2 squadre, che era in Tisone Fiorenzuola, 2 anni fa. A gennaio erano insieme. Sì, però poi dopo a fine anno il Fiorenzuola l'ha staccato bene. Orlando Pietra e Pallavicino fino all'ultima giornata. No, spareggio, se ti ricordo. Spareggio a Scandiano, mi ricordo benissimo. Bellissimo campionato. Di questa cioè, parliamo anche di quello che ho visto io oggi. Sì, certo, infatti, che in pratica sono andato a vedere Carpaneto Colorno, è stata una partita. Ha giocato Mastai? Sì, ha giocato. Ma non è infortunato. No, è infortunato, sì, secondo me che non si fosse allenato era vero, perché secondo me è assolutamente inguardabile oggi, non inguardabile perché è sbagliato, poi gli attaccanti dipendono molto dalla squadra, no? Cioè in pratica di gioco ne ho visto poco, come si vede poco gioco in eccellenza purtroppo con questi giovani. Allora, in Serie D i giovani sono anche abbastanza bravi. Logico che se tu hai dei giovani non troppo all'altezza in eccellenza ne risente tutto il gioco, ne risente anche l'impostazione del gioco, perché un allenatore non può dire questo, cioè giocare uguale con un bravo, con un buono, ecco. Comunque guarda, la partita è stata così, nato in vantaggio, allora pronti via, 2 gol sbagliati, cioè 2 occasioni clamorose. Con una grandissima parata di Oppici di intuito da 1 metro,
per il Carpaneto, due occasioni. Poi la partita si è giocata molto a centrocampo, qualche puntata offensiva dell'uno dell'altro, ma non ricordo parate dei portieri. Pontivia secondo tempo, gol su calcio d'angolo di Pessagno, e poi il Colorno che non riusciva tanto a reagire, poi gli ultimi 10 minuti ha esordito Franchi oggi, è entrato al decimo del secondo tempo, e in quel momento è stato spostato Del Porto sulla sinistra, sulla destra, che ha fatto un'ottima partita. E, ti dico, fino a 10 minuti alla fine, beh, tiri in porta non ce ne sono stati. Il 2-0 mancato, sai quando manchi l'ultimo passaggio per mettere in porta l'avversario per 3-4 volte del Carpaneto. Il Colorno non aveva mai tirato, e però ho visto un atteggiamento del Carpaneto che non mi è piaciuto, cioè in pratica vinci 1-0, è il 90esimo o l'85esimo, cioè prima di, cioè le marcature larghe, cioè 10 metri dall'uomo, cioè tu capisci che se stai a 10 metri dall'uomo prima o poi qualcosa succede, e in effetti poi al 90esimo un pallone innocuo ha rimbalzato due volte in area, e ti dico che secondo me è stata una gatta collettiva da cinema, e il Colorno a quel punto non ha rubato niente. Logico che chi era in vantaggio al 90esimo un po' di bruciore ce l'ha. Io non sono d'accordo con quello che mi ha detto Ciceri, a parte che lui ha detto tu non l'hai vista prima sulla difesa, perché obiettivamente non puoi avere marcature a 10 metri con giocatori avanti come quelli del Colorno. Sicuramente questo io non lo concepisco, cioè in eccedenza devi saperti anche mettere in otto in area al 90. Dobbiamo partire con la pubblicità, poi dopo ne parleremo ancora. Tornati in studio, si parlava prima appunto ancora di questo Salso che chiaramente deve fare punti, quindi, nascosta, diciamo. Sì, nascosta, perché 28 lì, adesso ha un punto dai play-out, e quindi invece Bresello, finiamo col Bresello, altra sconfitta. Io ho titolato il solito Bresello, gioca ma perde. Anche oggi mi hanno riferito che insomma è stato in campo, ha tenuto il campo abbastanza bene, fine primo tempo 1-0, secondo tempo un altro gol, però tra l'altro due infortunati dei nuovi ancora, cioè continuano la serie di infortuni, quando sono gli anni no, sono gli anni no, ormai è retrocesso, credo che debbano pensare a quest'altro anno. Oggi infatti mi risulta che avessero in campo 2,98, 2,97 e 3,96 se non sbaglio, quindi cioè il allenatore è ancora lo stesso, Vitale, no? Però sì. Non c'è più il direttore sportivo, no il direttore sportivo c'è ancora, cioè non si capisce bene, però c'è ancora, nel senso che non ci sono dimissioni, così secondo me stanno cercando un DS, su questo non ci piove, sappiamo tutti delle avance verso Boni, Andrea Boni, che era il DS di 2 anni fa. Della promozione, diciamo. No, era il DS del quarto posto. Sì, quando era in promozione. No, l'anno scorso non c'era. La prima categoria. Ah, sì. Quando era prima. Scusa. Credevo... No. Quanti anni ha fatto Andrea? 3 anni? Tre o quattro anni. Era stato chiamato tra l'altro da Braglia, sì, perché Braglia è direttore generale, certo. E Boni DS. Certo. Si mormora, si dice, non si capisce bene. Io la butto lì, posso buttarla lì? Che sarà il futuro DS del Bresello? Poi ci dobbiamo scommettere una pizza. Facciamo così, scommettiamo una pizza. Sì. Ok, se vinco io... Paga lui. Lo sapevo. Se vinci te, paga lui. Se vinco io, me ne pagate due voi. No, te lo vinci perché lo dico io. È lui che dice. Allora, chi c'è andato? Caval Moretti. Direttore sportivo? Sì, che sai che Caval Moretti è un direttore. Ma c'è già? No, adesso è segretario. Però. Adesso è segretario. Ma
A me piacerebbe, tra l'altro a me è simpaticissimo. No, vabbè, Gianni è un amico, quindi io l'auguro veramente. Il direttore sportivo della Meletolese, sì. Cioè. Grandissima persona, sì. Grande giocatore di calcio. E dice sempre la verità. Sì, ma Draghi quando fa il DS poi le dice un po' meno. Beh, ma comunque è sempre stato uno che le cose le diceva. Comunque io faccio il tifo per Cavalmore. Vabbè, allora lì vabbè, c'è il Toto direttore sportivo, perché c'è Boni. Il Toto allenatore. Giovati. E no, no, Giovati no, Giovati no. Cavalmore, di Giovati, Boni. Giovati non ci credo che vada a Brescello. Secondo me non ci va. Vedremo. Beh, abbiamo parlato di tutto. Sì, sì. Palavicino, beh, grande vittoria perché è importantissima. Certo. In casa Formigine era l'ultima spiaggia oggi per il Formigine, doveva assolutamente vincere. E questi due gol mettono davvero a riparo il Palavicino da brutte sorprese, almeno gli danno tanto fiato. Perché perdere oggi per il Palavicino sarebbe stata una catastrofe. E diciamo che niente, Barbieri sta facendo bene, non c'è niente da dire, perché obiettivamente. Io intanto che aspettiamo la pubblicità nazionale, volevo sapere una cosa, ma hai sentito qualcosa, ancora qualche dirigente? Io ho sentito Pelani martedì del Real Baganza. Insomma, cosa è successo realmente? Ma stiamo parlando di Eccellenza? No, stiamo parlando di Juniores. Ah, Juniores? Di Juniores. È successo qualcosa? Appunto, tu hai scritto, è una settimana che scrivi. No, beh, io non ho fatto il minimo commento. Io ho messo sul sito quello che il Real Valbaganza, i complimenti del Real Valbaganza al Faraone Noceto, Juniores. A Noceto. No, non è Faraone Noceto. È Faraone Noceto. Qui c'è scritto Faraone, però i complimenti li ha fatti Noceto, i complimenti. Ma la Juniores non è la stessa. No, ce la gestiamo. Ma c'era già l'allenatore Schiaretti o? Già Renato. Vabbè, Renato domani lo sento poi, quindi. Ma è. Oggi, ieri ha vinto. Poi no? Chiedere a me, No, certo. Chiedo a te, allora, come è successo? È successo che sulla pagina ufficiale Facebook del Real Valbaganza ci sono stati dei commenti non troppo carini nei confronti del Noceto per un amichevole in cui il Noceto ha invitato al Noce. E sul sintetico domenica scorsa il Real Valbaganza per fare un amichevole perché il mister Ferrari aveva chiesto alla dirigenza se per problemi familiari se poteva stare a casa ed era stato quindi Schiaretti, vecchia figura, vecchia insomma, amico di Stefano Nani Beh no, comunque figura importante del calcio nocetano, cioè. Ha accettato di diventare il mister e quella era la prima partita per vedere i ragazzi e il Real Valbaganza non si sa bene chi forse lo sanno tutti, però ha fatto questo commento dicendo che così non si fa, che non c'era il mister, che i dirigenti del Noceto non erano intervenuti nelle risse e poi io cosa ho fatto? Letto quello, sono andato a sentire il Noceto e chi sono andato a sentire? Sono andato a sentire Giorgio Paini, che so che c'era, e mi ha detto che cioè che non è successo nessuna rissa o cose del genere, ti posso dire come mi ha risposto alla fine? Sì. Ha detto che forse il Real Valbaganza hanno ragione perché l'unica cosa che non gli hanno fatto è l'Estel Bidet, detto in... Quindi gli ha fatto tutto insomma. Sì. No, e risponde Real cosa è arrivato? Le scuse credo. Ah, le scuse. Credo che siano arrivate le scuse. Quindi chi ha fatto queste dichiarazioni doveva pensarci un attimo prima. Penso. Non solo le scuse. Anche la cancellazione parziale del post di Facebook su cui avevano parlato di questa cosa, non c'è più quella parte. Ah, non c'è più? No. Però io l'ho fotografato, giuro. L'hai fotografato? Ma... Ah. Io non ho contato Bale. L'abbiamo fotografato anche noi. Ah, te l'hai detto? Dobbiamo dare un attimo di pubblicità. Ma torniamo subito con questo. Hai sentito che parla, esatto. Bene, siamo tornati ancora in studio, allora io direi di ripartire e di parlare ancora del discorso che avevamo fatto prima del Real Valbaganza e del Noceto. Manso, hai qualcosa? Lui penso che ti abbia già detto quello che è successo
o che è stato cancellato addirittura il sì. post sul Facebook, no? Ma come ci siete rimasti? Posso chiedere? Allora, io dico due cose velocissime. Allora, intanto quella mattina c'ero anch'io. Quella mattina c'ero anch'io, c'era la consueta, c'era la fase finale della Winter Cup che è finita oggi, il torneo invernale che abbiamo ospitato. Oggi abbiamo vinto noi. Chi poteva vincere? L'ha organizzato il WISP, noi abbiamo solo collaborato con la logistica degli impianti. E c'era la semifinale nella squadra, ma amichevole prima, l'Arsenal contro il Felino, poi abbiamo giocato il semifinale della Winter Cup. Più dopo c'era la partita, l'amichevole tra Noceto e Valbaganza. Io sono stato lì fino all'inizio dell'amichevole, cioè quando è iniziata verso le 12:30, sono stato lì un quarto d'ora, ho finito di pulire gli spogliatoi e ho fatto io entrare Valbaganza negli spogliatoio, ma l'unica cosa che mi ha dato fastidio, che ho letto naturalmente il post e lo confermo, è dato fastidio perché ha definito il Noceto, perché se l'è presa con Noceto, poi noi la squadra, la Junior si è gestita insieme, l'amichevole l'ha organizzato il Noceto, perché adesso il nuovo responsabile della Junior con questo cambio che c'è stato sarà proprio il Paio, cioè proprio Giovanni Paini, proprio responsabile della Junior, che è l'organizzatore del torneo dei comuni, e insomma darà una mano anche a gestire questa squadra. E stavamo dicendo, ha organizzato questa amichevole, visto i buoni rapporti che lui ha soprattutto con un dirigente del Valbaganza, e organizza questa amichevole, visto ho seguito la logistica degli spogliatoi, sono rimasto un po' male quando hanno scritto in ospitali, c'è uno spogliatoio, vengono su un sintetico Noceto, un impianto importante, non gli si chiede niente, vengono nello spogliatoio ed è andato uno degli spogliatoi più grandi che c'era, uno di quelli che di solito diamo le squadre che giocano di categoria, cioè grande come quello il che è andato con i bambini. Il Noceto è andato nello spogliatoio dove ha giocato prima la Mecchievole, che era stato pulito un po' così, cioè dunque utilizzato da altri, dunque loro sono andati nello spogliatoio pulito, completamente da soli, senza andare a leggere in ospitali. Secondo me ha sbagliato il termine, proprio non infelice, proprio ha sbagliato il termine di disorganizzati sul campo, perché il problema non era che non c'era l'allenatore, ma soprattutto non c'era l'allenatore, no, hanno detto che non c'era l'arbitro. Non è vero che non c'era l'arbitro. È che non c'era l'arbitro. L'arbitro c'era, l'hanno fatto un ragazzo in panchina, che non è sempre che normalissimo, che è normalissimo in tutte le Michele che si fa con il naso, anche quella categoria, le Michele che faccio anche io con Fraore, ma anche con Nocetto molte volte le facciamo noi i dirigenti. O giocatori stessi che sono anche la domanda potrebbe essere ribaltata. A me è molto semplice. No, la domanda potrebbe essere ribaltata. Quante amichevoli ha fatto la Unione del Bagaglio? Ti posso rispondere? L'arbitro ufficiale. Neanche una. Ti risponderò. Mi risulta anche che quando l'organizzano loro. Ma dai, non è possibile. Mi risulta quando l'organizzano loro che lo fanno loro dirigere. Spende 100 euro. Ma aspetta, ti trovi il campo. Allora. Che organizzano loro, che quando organizza loro in casa ci mettono loro dirigente, tra l'altro quel giorno presente, io dico vengo al campo, non mi piace come fa l'arbitro, ascolto, posso fare l'arbitro? Che certo, non va bene, poi sorrisse o non risse, io non ero presente, sono arrivato, ho detto io dopo un quarto d'ora, però li ho ricevuti io e anche il dirigente del Noceto e il custode del campo. Leggere in ospitali secondo, è stato proprio inopportuna, poi non sono scritto in ospitali. E mi dispiace Noceto, ma è reale deluso, no, cioè in realtà è Noceto che è deluso, poi beh, secondo me poi Noceto è una società che non avevo di fronte, allora te uno eri te e l'altro era Paini. Cosa? Beh, Roberto ha ragione della Valbaganza. Ma io non ho visto neanche i dirigenti della Valbaganza, io l'ho fatto cioè, speriamo che quella cosa rientrasse. È rientrata, loro hanno cancellato il post su Facebook, però parzialmente. Però forse qualcosina è centrato anche Emilia Gol. Ma igual c'entra sempre. Ah, ok. Beh, sì. È giusto le cose farle sapere come sono, veramente. No, sono cose che non devono succedere. Cioè, a parte le squadre con il gol delle antipatie, simpatie. Cioè, io dico, sono cose che ti lasciano perplesso. Anche bastava telefonare. No, su quello no, meglio che telefonino a me. Però il discorso è questo. Non capisco, fai un'affermazione.
o non cancelli, o è vera, certo, o non cancelli, perché c'è, cioè, scusa, se io dico no, aspetta, anche me sono rimasto di cacca, tu non puoi poi dire non è mica vero, scusate, no, cioè, ovuno crede, certo. Intanto diamo una notizia di servizio alla società, che domani sera alla sala Luciano Benedini presso il CONI ci sarà la premiazione di tutte le squadre che hanno vinto i campionati a livello provinciale, coppe disciplina, e verrà data anche la targa a Ficcarelli, che non è andato a Roma, sperando Manso che abbiano scritto il nome giusto, insomma, domani sera lo vedremo. Ma poi ti sei dimenticato di dire una cosa, che a te hanno detto che la riunione e la festa è alle 9, invece è alle 19, cioè no, così, allora arrivi, voi per no? Voi sì, ok, quando poi è finita arrivi tu, arrivo io, così, comunque per non sbagliarsi è alle 19, quindi Manso, se vuoi arrivare prima arrivi, se no arrivi alle 21. No, ma io ho l'Emilia Vella che gioca proprio lì sotto, quindi siamo di casa, quindi purtroppo ci sarò anch'io, mi dispiace. Va bene, andiamo allora in promozione, 22esima giornata, risultati: il Cervo Bibiano 1-1, Piccardo Savore Boretto 1-0, Castellana Carignano 2-2, Agazzanese Castelnovese 3-0, Monteghio Fontana Audax 1-1, Traversettolo Gotico Garibaldina 0-1, Mibiano Langhianese 3-1, Terme Monticelli Medesanese 3-0, San Secondo Solagna 6-0. Andiamo a vedere la classifica. Bibiano in testa con 55 punti, Mibiano 50, Montecchio 47, Agazzanese 42, Gotico Garibaldina 40, Piccardo Savore 39, Carignano 35, Monticelli 32, San Secondo 31 insieme a Langhianese, Castelnovese 25, Castellana 24, Fontana Audax 23, Traversetto e il Cervo 20, Medesanese 14, Solagna 12, chiude Boretto con 10 punti. Bibiano sembra proprio che abbia preso il volo, Manso. Ma direi di sì, anche se oggi vinceva, poi ha dovuto subire il pareggio, e questo, se avesse vinto oggi, però dietro non mollano, cioè. Bibiano e Agazzanese. Il Cervo che cioè, ha fatto un grandissimo risultato. Grandissimo punto. Contro questo Bibiano. Molto bello il duello che c'è per il secondo posto, perché è veramente bello, non c'è niente da dire. Almeno tu cosa ne pensi? Cioè, sono messe, cioè, si alternano, vincono, pareggiano, e in più qua è un campionato apertissimo, calcolando che ultimamente è risuscitata anche la Piccardo, quindi ha già scaricato e soppassato il Carignano, che doveva essere una squadra, è una delusione questa del Carignano, perché ultimamente 4 ci doveva essere, quindi ci ha navigato quasi sempre, lo so, però ultimamente a 35 punti adesso con questa Piccardo che va forte, Gotico che certamente non è meno, e non Trascuriano, Mibiano, Gazzanese e Montecchio, che sono tre squadre superiori per me al Carignano, quindi Carignano è già tagliato fuori, secondo me. Ma se è superiore non lo so. Però sulla data da quest'estate ci sono 7 squadre che hanno fatto. Sì, dunque, è normale, 7 squadre sono fuori dalle squadre. Nessuno credo potesse pensare che dalla settima, che è il Carignano, alla prima, che la settima il Carignano ha 36 punti. 35. No, 35 e 55 di Bibiano, sono 20 punti di differenza. Okay, 20 punti di differenza. Cioè io non proprio potevo metterci su tutte le pizze che devi pagare già a me, hai capito? Perché cioè, proprio non ci avrei creduto, perché in pratica 10 punti, 12 punti potevano starci, però per la forza delle squadre, così assolutamente non l'avremmo mai detto. Dai, Bibiano sta facendo un gran campionato. È vero che sta facendo un grandissimo campionato il Bibiano, ma renditi conto che Carignano e Piccardo sono sotto alle aspettative. Una Piccardo però che ormai è lì, 39 punti, e in pratica adesso non disputerebbe il playoff. No. Però ci manca pochi punti.
Mancano 5 punti. Le partite, mancano un punto per arrivare quinto, poi deve arrivare a meno quarta, poi avere almeno 7 punti dal Montecchio. Stiamo facendo quel discorso lì. Dunque almeno 8. Insomma, alla fine stiamo facendo quei 12 punti che aveva. Che aveva tre domeniche fa è cambiata un attimino. Oggi una vittoria stiracchiata col Boretto. Sì, io c'ero, ho visto la partita, gli ultimi 10, ho visto l'ultima mezz'ora. Insomma, poteva, si è mangiato 3 gol incredibili. Poi loro hanno avuto un'occasione che poteva essere il pareggio. Infatti, come si dice spesso. E però devo dire, rispetto all'andata in cui una partita del genere avrebbe pareggiata la Picardo, col Montecchio è successo questo, in casa, non certo. Oggi ha vinto. Oggi ha vinto. È già un po' così, dunque potrebbe essere... Mi ha detto due parate ottime del Boretto, straordinario. Diremmo che Boretto e Solagna li diamo già retrocesse. Mi dispiace tanto per Solagna. Io dico proprio che sì, e manca il Bevesanese. Io non l'ho detto perché so che lo dicevi tu, la Bitisanese non dimentichiamo. Allora, io sono convinto non che dimentichiamoci che aveva punti di penalizzazione. Io dico che a oggi tre di queste squadre, Bitisanese, Sorragna e Boletto, due delle tre. Retrocedono direttamente. No, retrocedono direttamente tutte e tre, un po' chi. La Bitisanese è nelle condizioni della Valtellese dell'anno scorso. Fai conto che in pratica il terzo, di solito tra la terza ultima e la sesta ultima non si fa mai il... Sì, perché 7 punti sono, adesso sono già 9, quindi io penso che ci sia di più. E poi il Canalda e Castellana sono in questo momento... Beh, si sono riprese bene perché non erano messe benissimo, anzi, è che la loro forza era indiscutibile, nel senso che erano le seconde forze dopo le 7. E come Solagna, perché non dobbiamo dimenticarci che noi troviamo Solagna, Fontana e Castellana che sono messe male, ma che noi avevamo dato come squadra. Sì, Solagna l'anno scorso era la nona. Bisogna parlare di questo San Secondo che continua ad andare benissimo. Insomma, con l'Angheranese sulla sorpresa del campionato per me. Sì, anche se oggi l'Angheranese ha perso contro la prima classifica. Comunque due neopromossi che stanno facendo un gran bel campionato. Niente da dire, lo diciamo sempre, sono proprio due grandi sorprese. A questo punto dobbiamo dire anche due ottimi mister, uno vabbè lo conosciamo, l'altro è il suo secondo anno, Paolo Di Paoletti, dopo la promozione una langhiranese che dopo le brutte vicissitudini della retrocessione di 3 anni fa si è ripresa anche, si dice anche molto bene economicamente. Poi è ritornata in promozione dopo tanti anni e la sta facendo bene, fa piacere, sono una società storica di Parma, poi ci sono anche degli investimenti da parte dell'amministrazione, mi risulta, a Langhirano, vogliono innovare sulla struttura, fare un sintetico, insomma un calcio Paoletti è Hermes e anche nel consiglio comunale, quindi magari qualcosa, è chiaro che quando uno è dentro al consiglio comunale qualche soldino in più arriva insomma alla società sportiva, ma stanno veramente lavorando bene. Stanno lavorando bene, anche con le giovanili stanno facendo un ottimo lavoro assolutamente. Comunque ad esempio Cagnano, non so se ho detto, stava perdendo 2-0. Poi fatto 2-2, cioè il primo tempo non l'ha giocato, sono rimasti negli spogliatoi proprio negli spogliatoi. Poi 2-2 e a momenti meritavano forse anche di vincere alla fine. A proposito di Carignano dobbiamo fare i complimenti, gli auguri al nuovo presidente Scotto, quindi gli facciamo in bocca al lupo. Speriamo di averlo poi qua fra una qualche domenica, ci spiegherà la sua nuova avventura. Dire che vabbè, la scomparsa del presidente Boroni ne hanno parlato, del fratello anche dopo una settimana. Un giorno. Tra l'altro non abbiamo detto niente, visto che siamo in promozione, possiamo dire della scomparsa del presidente del Cartinetti, cui mandiamo le nostre condoglianze.
sì, insomma, penso che siano stati problemi al di fuori della salute, si è parlato proprio di un suicidio. Il ragazzo, perché ha 37 anni, giovanissimo, conosciutissimo tra l'altro in tutta la promozione, perché in prima categoria, perché Carpinetti è stato, poi è stato anche nel Casina presidente, credo. Certo. Quindi c'è uno dei promotori del torneo della montagna. Uno dei promotori del torneo della montagna, veramente un personaggio legato al calcio in maniera importante. Sono quelle notizie che ti lasciano molto perplesso. Vabbè, lì il calcio non c'entra niente, la vita è la vita, succede, succederà, certo, ancora. Prima categoria, Girone A, 20ª giornata, i risultati: Borgo San Donnino, Borgo Novese 0-0, Valtidone Corte Calcio 1-1, Bobiese Fontanaltese 2-1, Madregole Ponte di Morese 2-2, Vigolzone Juventus Club 0-0, Sarmatese Noceto 0-0, Vigolo Marchese Re del Fiore 3-3, Vierolese Spes Borgo Trebbia 0-2. La classifica vede in testa il Noceto 44 punti, Borgo San Donnino 43, Vierolese 37, Borgo Novese 34, Valtidone 30 insieme alla Bobiese, Juventus Club 27, Fontanaltese 26, Ponte Norese 25, Vigolo Marchese e Madregola 23, Royal Fiore 22, Sarmatese 21, Corte Calcio e Spes Borgo Trebbia 20, chiude il Vigonzone con 9 punti. Qui pareggiano tutti e due le due prime classifiche, Manso, sia il Noceto che il Borgo San Donnino. Sì, è un risultato che fa un po', ci lascia un po' sorpresi, perché obiettivamente, cioè, non si poteva, specialmente dal Noceto, aspettarsi un pareggio. Non so come è andata la partita, però obiettivamente a me sembra una cosa un po' strana, cioè, Espulso Billone del Borgo San Donnino. Parli del Borgo San Donnino, sì. Parlo del Noceto, che Noceto 0-0, tra l'altro ho sbagliato subito un gol Zanardi, da quello che ho letto io su un giornale di Piacenza. Poi il Noceto che ha avuto 4-5 occasioni, non le ha sfruttate, è chiaro. Beh, che poi sicuramente le avrà dovute fare, perché è la forza della squadra, però questi passaggi a vuoto contro delle squadre diciamo non alla loro altezza, cioè di rosa e di classifica, non sono nuove al Noceto, mi lasciano un po' perplesso. Poi magari fanno lo scontro diretto e danno 2-3 gol. Giocano meglio come le squadre, ma lì è un calo di concentrazione. No, oggi hanno tutte le squadre, oggi è una giornata particolare. Sì, tutte le squadre si guardano bei risultati, tutte le prime 5, nessuno ha vinto. Il Noceto ha pareggiato, Borgo Sandino ha pareggiato con la Borgonovese, il Vierolese ha perso e il Valtidone ha pareggiato. Pertanto solo la Bobiese, battendo la Fontanaltese, ha raggiunto il Valtidone a 30 punti. Fontanaltese che era 1-1, poi... Però il Noceto secondo me c'è ancora più da mangiarsi le mani, perché contro il campo, contro la Sarmatese, che insomma non è una squadra... La Sarmatese si è rinnovata molto, in più tra l'altro, cioè, tu mi dici che hanno sbagliato tanti gol, ma io che pubblico la cronaca che mi mandano da Sarmato mi dicono il contrario, cioè mi dicono che se c'era una squadra che meritava di vincere era la Sarmatese. Ti do le notizie per arrivare... Sei sito Piacentino, dunque pensa te, quindi ho detto prima... Lo sai che, cioè, possiamo anche dirlo, perché tanto non quindi c'è. Su Emilia Gol c'è scritto il contrario. Te sei parmigiano, loro sono piacentini, quindi facciamo... ciascuno parla bene delle avversarie. Comunque c'è la lotta sulle lasciatemi dire che questo girone interessante, quello di solito il girone piacentino, molto difficile, è particolare vedere ben tre squadre parmigiane nei primi tre posti. Su questo dato statistico è il discorso che si faceva prima, gli anni scorsi Piacenza non aveva nessuna squadra in eccellenza e quindi automaticamente in promozione, perché quest'anno dominano la loro promozione, è chiaro che viene a mancare poi la prima, no? Cioè è di riflesso, no? Perché se poi sei ospite squadra di prima, loro ne avevano due, di solito due, tre di... sì, però Nibiru, Gazzanese, quest'anno ne hanno tante, l'anno scorso 4.
però loro prima in eccellenza non avevano nessuno. No, no, anche per esempio in eccellenza non hanno mai avuto tante squadre in promozione come quest'anno. Beh, è stato un momento che come quando Parma aveva 6 o 7 squadre in eccellenza, ha fatto quei due anni che aveva tante squadre in eccellenza, poi dopo alla fine... Beh, anche l'eccellenza, anche prima non l'abbiamo detto, però Parma finalmente, insomma, Fiorentina terzo posto, Colorno quarto, quinto posto, insomma. Sì, però sono delle belle incompiute, diciamo sempre con lui. Belle incompiute, almeno sono lì. Gli anni scorsi erano belle, erano incompiuti ma triste però. Non più incompiute. Questo non lo so, sei tu che il manager dei campi, perché Manso, se non lo sai, non devo dire a te, che ormai lui gestisce tutti i campi di Parma e provincia. Ma no, perché a Parma non c'è ancora arrivato, però ci arriverà. No, io ve l'ho detto, assolutamente c'arriva. Tutta la provincia, ma a Parma deve essere 5-6, no? Sì, come fai a gestire tutti questi campi qua? Spiegami. Beh, no, non è che gestisco io, il GS Frore gestisce in collaborazione con tante società. A Noceto abbiamo fatto costituito questa ATI con il Noceto, che è un'associazione temporanea di imprese, la prima d'Italia tra associazioni sportive, tra Noceto e il Fraore, gestiamo il Noce, che insomma è un impianto abbastanza importante. Certo. Abbastanza, sono un cicino importante. Certo. Cicino importante. Beh, anche però sono Fontevivo. Abbiamo poi preso in gestione invece proprio come Fraore la palestra di Fontevivo, il campo di Fontevivo, il campo di Pontetaro e il campo di Bianconese e il campo di Fraore che è comunque a Parma. È sotto Parma. Sì, però il problema che mi hanno chiesto, questa è una richiesta che ho avuto dagli arbitri, sul campo di Pontetaro ci vorrebbe un qualche posto per posteggiare, se no devo sospendere la partita e andare a spostare la macchina. Guarda, e prendere 4 mesi di squalifica. Purtroppo quell'arbitro lì, ci sono cresciuto con la scuola calcio da quando era piccolo e non trovavo il posto neanche a Fraore a parcheggiare. Beh no, adesso mi arrabbio perché il culo il culo l'ho conosciuto per me anche oggi, culo, intendiamoci bene. Ha segnato anche oggi, dopo ci arriviamo. No. Allora, di prima girone A penso che abbiamo parlato. Beh, Juventus Lab che sta andando benissimo. Beh, oggi è sbusina gomma, cioè dai. Ha pareggiato con Vigorzone che già retrocesso. Ho capito, però. Ma sai, sono quelle partite sempre che purtroppo. Sì, che è più facile perdere. No, va bene, però. Comunque 27 punti. Vabbè, no, se ne aveva 29, le parliamo sempre bene. Certo, perché cioè, non abbiamo. Ecco. Bella squadra. In settimana c'è stato l'abbandono di Rispoli alla Bobiese che abbiamo documentato. Come scoop, io ho parlato anche col presidente, insomma, tra l'altro questo ragazzo, ex ragazzo, inteso come giocatore, giocava nella Lega Sammarinese, che per noi è considerato come Lega Amatori, credo, e quindi poteva, e insomma... Non lo so, io lì ci metterei però un punto interrogativo e mi informerò, perché San Marino è molto legata... È collegata alla FIGC, scusa, San Marino gioca in Serie D, no? Sì, c'è Serie D che è dentro... Però la federazione sammarinese è molto legata con la federazione di Bologna, quindi domani vedo Braiati, quindi glielo chiedo. Com'è questa storia? Il Manso lo può chiedere perché arriva alle 9. Ah beh, al limite la faccio io. Io devo fare 3 domande ai Braiati. Ti faccio i bigliettini. Fai i bigliettini, fai i pizzetti. Io domani vedo Paolo. Okay. Sono d'accordo che ci vediamo domani, quindi ne parleremo poi. Cioè, gli chiederò anche questa cosa qua. E i tuoi pizzini. Chiaro, anche perché sennò cosa scrivo io? Cioè, abbiamo detto, no, che c'è domani sera anche il presidente del Comitato Emilia Romagna a Parma. Certo. E poi chi ci sarà? Valoli? Ma io ho visto il comunicato ieri proprio che c'era l'elenco di chi presenterà, adesso non l'ho, ma se vai sul sito della federazione e del comunicato c'era un comunicato tanto c'è appunto l'articolo, quindi cioè, non è che me lo devi dire a me. Io ho solo sbagliato l'ora, devo solo correggere l'ora perché io ho scritto 21 e devo scrivere 19. Non so se te sei invitata tu o se te l'hanno detto, perché non posso sempre Magari la mia arteria mi sono confuso. Appunto, l'ora te l'ha detta giusto. Quando c'hai una certa età. Ne partecipano di persone: Paolo Braiati, Saguanini, Menozzi, Zantei, Boschi, Dall'Aglio, Anenta, Squarcia, Pelò, Manfredi, Musiali, Olè.
Olè? No, lì lo dico io, però te non ci sono informazioni. Io non ci cosa c'entro io con la federazione. Ah no, credevo. C'è anche Zantè. C'è anche sì, c'è Fie. Zantè non può mancare. Allora domani sera le, così l'intervista. Allora? Ora 19 per tutti tranne il marzo 21. Cioè il comunicato per Emilia qua nel marzo 21. Insomma, dai, dai, comunque vado avanti nella scoperta, manso, e poi magari cerco di ritardare un po' la premiazione, fai il tempo arrivare, dai. Allora, andiamo in prima, abbiamo detto tutto del girone A, andiamo in prima categoria, girone B, 20ª giornata, Mazzolara Basilica Nova, Basilica 2000 0-1, Lesignano Felino 2-3, Gattatico Fornovo 0-2, Bardi Povigliese 2-1, Melitolese Sorbolo 0-0, Biancazzurra Sant'Ilario 2-1, Barcaccia Valtarese 2-1, Solignano Viadana 1-2. La classifica vede in testa pari merito Basilica 2000, Marzolare, Viadana con 38 punti, Biancazzurra 36, Barcaccia 34, Sorbolo 30, Povigliese 29, Felino 28, Bardi 27, Solignano 26, Gattatico 22, Lesignano 21, Fornovo 20, Melitolese 19, Valtarese 18, Sant'Ilario chiude con 5 punti. Ecco, questo è un campionato veramente aperto, perché aveva 3 squadre in testa, a 3 squadre a 38 punti e una a 36, a 2 punti veramente... E Barcaccia 34. Sì, però diciamo che insomma, cioè, già avere 4 squadre lì a 2 punti in testa della classifica dopo 20 giornate non è facile. Ma oggi bella vittoria del Basilica 2000 in casa. Ah beh, io non l'avrei mai detto, perché non credevo che la squadra giovane come con tanta corsa, cioè tutti ce ne parlano bene, lo sai, però contro un Mazzolare esperto, squadra quadrata, io credevo che non ci fosse partita, invece hanno fatto una grande vittoria, hanno messo il campionato in una situazione bellissima per tutti, perché cioè, io credo che qui siano 4-5, comunque chi infila 3 vittorie si trova in testa di queste. Beh, Viadana certamente ha una buona forza, cioè tirando, visto Basilica 2000 e Mazzolara che sono affrontati da loro, Mazzolara oggi ne ha approfittato appunto con la vittoria, è arrivata in testa della classifica, e doppietta di Pio anche oggi, diciamo che la Biancazzurra con l'innesto di Piro certamente può fare la differenza. Sì, ma dai, non è semplice secondo me fare i conti, perché oltretutto essendo 4-5 squadre in così pochi punti, siamo in prima categoria e sappiamo quanto incida la rosa, gli infortuni, le squalifiche nell'esito di un campionato o di una partita. Qui una partita diventa decisiva per essere primi o secondi, e quindi cioè, proprio io credo che vinceranno le squadre, vincerà la squadra che saprà più fare quadrato, cioè nel senso di società, allenatore, giocatori e anche fortuna, perché a questo punto quando vinci un campionato in cui ci sono 4-5 squadre che sono alla pari, ci vuole anche della fortuna. Qui però c'è una persona che si mangia il fegato oggi. E ci dica. Se chi è? Il sindaco di Sorbolo. Cesare. Sì, che si trova il Biancazzurro e Sorbolo, una 36 punti, una 30, e dirà, ecco, visto, se erano insieme avevamo stravinto il campionato. Tu sai che non so se hai visto l'intervista a Nicola Cesari l'anno scorso, quando è stato promosso, quando c'era la festa promozione del Sorbolo, in cui lui mi diceva che lui avrebbe voluto, adesso la sua lotta era quella di fare la fusione, e che io dicevo non ci credo neanche morto, sono arrivati lì i giocatori del Sorbolo e mi hanno dato ragione in pieno, perché cioè io fusioni proprio, anzi il calcio è bello perché c'è Olia, poi che un sindaco pensi che così risparmia qualcosa, no, ma poi anche per il paese, ma no, perché scusami, ma lì ci giocano molti giocatori del paese, tutte due squadre, e quindi cioè, qualcuno non gioca, non possiamo dimenticarci. Poi se mi dici che c'è stato 2 anni fa che avevano 5 squadre
erano veramente un po' troppe. Beh, Levante fa sempre parte di Dio. Beh, no, no, anche cioè, loro sono, beh, so, però è un altro comune. Sì, un altro comune. Cioè, sì. Avevano fatto una squadra di terza categoria. C'erano due squadre di amatori. No, avevano provato. Sordolo e la Biancazzurra, erano cinque squadre. Ok? Il discorso è, lì capisco che siano troppe. Però obiettivamente più giocano a pallone no, e più vanno in campo. L'aspetto è quando in un comune come Sorbolo si trova due squadre in prima categoria vicine, di solito la logica, ma la logica col calcio, con la via, con lo sport, a volte c'entra poco. Mettiamo un'altra pista che la Biancazzurra va in promozione? L'attacco più forte c'è la Biancazzurra, però insomma è quadrata anche Mazzolara, sì, no, è bella squadra anche via. Non dobbiamo dimenticare che ci sono i playoff, certo, che sono un'opportunità di salita notevole. Potrei sognare 26 punti. No, quello che invece no, è l'altra sconfitta della Valtarese, Manso. Stavano pareggiando, sono rimasto veramente male da questo, anche perché venivano da 5 risultati utili consecutivi. E sicuramente questa partita era alla loro portata. Il problema loro è che anche davanti Fornovo ha vinto il Fornovo già Milani oggi, ha fatto una grande vittoria perché Zampata ha riaperto, ha ritirato giù molte squadre. La Valtarese adesso è ancora attaccata al play-out, però certo. Insomma fino lì. Ma no, c'è da dire che purtroppo, sai, avendo perso tante partite nell'andata, adesso però, mi dicevano delle vittorie, sei in linea, però sai, parli a partita. Ho parlato il mister l'altra settimana, scusami, io sono, sì, 10 giorni fa, mi dicevano, Manso, guarda, siamo tranquillissimi perché è una squadra in forma, che sta giocando, siamo davvero tranquilli, un bel gruppo, tutto, cioè, queste mancate sconfitte, cioè, nel senso di pareggi, ci porteranno davvero a, ci portano a pensare che sarà un crescendo, e infatti abbiamo 3 gol. E domenica tra l'altro ci sarà il derby col Solignano, sì. E della settimana è il carnevale, se non sbaglio, sì, lassù col carnevale no, la Valtarese aveva chiesto di anticipare il sabato, mentre il Solignano ha detto di no perché ha 2 o 3 giocatori che lavorano sabato. Logico che lì il carnevale dà fastidio, tra virgolette. Sì, però sia la Valtarese che anche Solignano, perché tutti i giocatori di Braceto o dei Torri, cioè, anzi, vanno detto più tardi perché c'è più strada da fare. Quindi è un bel problema. Comunque si è anche sfatato questo mito negli ultimi anni, almeno quando c'era Setti. In pratica vincevano. Sì, l'alcol si vede che gli ha fatto bene. Magari perdono dopo 15 giorni. Insomma, comunque. E no, altre squadre, cioè, in pratica mi ha sorpreso davvero anche la sconfitta del Lesignano, se ti devo dire la mia, anche se il Felino è in crescita notevole, cioè, ha fatto degli ottimi risultati, però il Lesignano è uguale, cioè, credevo che potessero pareggiare o che vincesse il Lesignano, non credevo nella sconfitta. Comunque è stata una bella partita perché 3-2, cioè, sicuramente così. Altro non so cosa dirti. Bardi che ha fatto 2 o 3 risultati importanti, si è ritirato fuori dal Lavacione, ha sfruttato pienamente il fattore campo e cava sempre in gol, ormai non è più una novità, è un pupillo del Manso, quindi deve segnare e far vincere il Bardi. Passiamo alla seconda categoria, ora Girone B, San Polo Calcio al Senese 1-2, Libertas Achero 1-0, Caorso Pontenure 3-1, Arquatese Pontegren 0-1, Combisalso San Nazarese 1-2, Arsenal Fiorenzuola non giocata perché l'Arsenal si è presentata in 5 giocatori, San Lazzaro Farini Zibello Polesine 1-2. Classifica al Senese 41, San Nazarese 37, Fiorenzuola 34, Chero 33, Caorso 29, Zibello 25, Combisalso 22, Pontegren 21, Libertas Spes Pontenure 16,
San Polo Calcio 14, Arquatese 13, San Lazzaro Farnesiana 7, chiude l'Arsena con 5 punti. È chiaro che Fiorenzuola 34 va a 37 perché la partita di oggi verrà vinta a tavolino. Li diamo noi. Li diamo già noi. Sì, quindi okay. Diamo noi. Ragazzi, avete vinto. Sì, qua le solite due squadre parmigiane, molto bene lo Zibello che ha vinto col San Lazzaro. E ci sta anche la sconfitta del Salso. Sì, due nuove promosse che stanno facendo molto bene. Molto bene. Sì, adesso basta dire quello che diciamo sempre tutte le domeniche. Okay, nuove promosse che vanno bene, cioè insomma, tra l'altro. Abbiamo mica chiamato qua per dire quello che diciamo noi. Che diciamo complimenti allo Zibello che secondo anno che sono nati. Cioè, ci guardi. Io ti vorrei ricordare chi è che diceva che l'anno scorso lo Zibello in terza categoria avrebbe vinto il campionato. Chi te l'ha detto te a settembre l'anno scorso? Non te lo ricordo, anche penso che io non ci ho creduto. Infatti poi c'è il Zeccare però ha vinto il campionato. No, comunque sì, cioè, la cosa è, speriamo che ritorni. La squadra che vista da due anni? Sì, sì, no, bene, a parte certo. Che Zibello ha una storia calcistica. No, capito, ma questa squadra notevole, no, società, no? Perché, è Pallavicino credo che fosse nato da una fusione da Busseto e Polesine, okay. Però utilizzarono il che poi Polesine prima e poi Zibello, cioè sì. Polesine e Zibello, sì. Il pollo è sempre quello, quindi il mio arterio a volte da... galoppa. Seconda categoria girone C, risultati: Ghiare Audace 1-1, Lemignano Calestanese 1-2, Compiano Felegara 2-3, Fraore Real Valbaganza 0-4, Borgotaro Sivizzano 0-2, Arsenal Valgotra 1-2, Folgore Fornovo Vico Fertile 1-2. La classifica vede in testa il Real Valbaganza 37 punti, Borgotaro 28 insieme alla Calestanese, Fraore 23, Ghiare 22 insieme al Lemignano e al Felegara, Folgore Fornovo Valgotra, Arsenal e Vico Fertile 21, Compiano 18, Sivizzano 16, Audace chiude con 3 punti, ma oggi ha fatto un punto, quindi buona la partita e sta vincendo. Real Valganza oggi ti ha schiantato, Simone. Sì, io non l'ho vista perché ero accetto per le finali della Winter Cup, però sì, oggi ci hanno schiantato, peccato perché venivamo da un momento abbastanza positivo, siamo comunque ancora lì, un campionato tiratissimo. Siamo a 5 punti dai play-out, 5 punti dalla terza ultima e 5 punti dalla seconda. Ancora aperto, noi abbiamo un bel gruppo, numeroso, dei giovani interessanti, l'allenatore, insomma, navigato, storico, giovane, giovanissimo, però storico per la squadra. Reale. Sì, che ha rifiutato la promozione per rimanere con te. Sì. Era disperato quei giorni lì. Ha fatto una buona. Lui ha disperato. Sì, io disperato. Io sì. Salvatore abbiamo ricreato insieme il Fraore, insomma, in questi anni, pertanto. Allora, oggi la Real Baganza in gol con Tarascone, Assialati e la doppietta di Rossi. Poi facilitato questa sconfitta, cioè questa vittoria. È stata facilitata dalla sconfitta del Borgotaro che in pratica ha perso contro Sivizzano in casa, cioè, Sivizzano che tutti dicevamo che non era possibile che non infilasse un risultato importante, secondo me dovrà infilarne ancora e anche lì è bella perché in pratica dalla Folgore del Fornovo a Sivizzano ci sono 5 punti e in mezzo. Se ci mettiamo che quella 22, cioè diventano nove squadre dalla terz'ultima, che è playout, alla seconda ci sono 10 punti, dunque il Fraore che è quarto ha 5 punti dalla terz'ultima e 5 punti dalla comunque nulla di discussione seconda. Anche se magari li avete trattati male oggi, fra ore il Real Valbaganza ha vinto il campionato già a settembre, sì, con quella squadra che ha, credo che era una cosa che aveva. Era un buon allenatore perché Marco Musi era un campionato che già dall'inizio si vedeva che aveva già indicato sia la prima che l'ultima, onestamente. Anche se in società non è che. Ma ci sono troppi di esse, dai. C'hanno il record anche dei direttori sportivi. Sì. e secondo me Musi non si fa imporre la formazione da nessuno. Questo no, è sicuro. Gli altri si facevano imporre. No, non ci credo. Ma insomma, sai, quando ci sono tanti direttori sportivi. Dal mio punto di vista, la Real Baganza, la squadra che ha, potrebbe benissimo giocare il campionato alta classifica del girone B di prima categoria, dal mio punto di vista. Perché ti ha dato 4 gol oggi? No, perché la squadra è fortissima.
Il giorno di prima categoria, insomma, è quello che è. Audace invece che, scusa, Arsenal che ha perso anche oggi, quindi... Poi grande vittoria del Felegara a Compiano, Compiano che... Si è fermata la corsa della Folgore Fornovo. Sì, anche. Che ha fatto due bellissime vittorie, una contro il Reva Baganza e un'altra contro il Felegara stesso con tanti gol, ha perso in casa col Vico Fertile. È un campionato veramente... Onestamente, a parte la prima e l'ultima, sono tutte alla pari le squadre. Tutte alla pari. Tutte funziona, la pari. Funziona che, come parlavamo prima delle prime tre, qui è uguale dalla penultima alla seconda, si può vincere e perdere contro chiunque. Bogotà l'ha dimostrato più di una volta perché ha fatto dei risultati così. È un esempio, la seconda ha perso con la penultima. Guarda solo il Vergotta che... due domeniche fa come era messo male, adesso respira ancora Folgore Fornovo, ha fatto due bellissime vittorie, è chiaro, e quindi è davvero davvero un bel campionato. Il Compiano vinceva 2-1 poi ha preso una traversa e ha sbagliato due gol che lo portavano al 3-1 e poi ha preso due gol. Compiano che è una squadra un po' come il Felegara, abbastanza forte davanti, dietro però lasciano molto a desiderare, infatti il risultato te lo dice, 3-2 vuol dire che quel che non funziona mica. Abbiamo detto tutto, seconda categoria girone D, sedicesima giornata, San Leo Astra 2-1, FC 70 Sant'Ilario Montanara 2-0, Fontanellato Scandabra 0-1, Campeginese Mezzani 0-0, Montebello Tinta Rassetolo 1-2, Aurora Tortiano 1-1, Levante Casalese 1-3. Classifica vede in testa Scandaber con 41 punti, poi Casalese 39, Aurora 31, San Leo 25, Levante 24, Tortiano 22, FC 70, Sant'Ilario 21, Mezzani e Tinto Rassetolo 20, Fontanellato 19, Campeggine 17, Astra 14, Montanara 12, Montebello chiude con 10 punti. Anche qua Scandal che continua la sua cavalcata. Però la Casalese ha due punti, insomma. Non molla ovviamente. Come abbiamo visto, sono due squadre che sono nettamente sopra le altre. A differenza dell'altro campionato, è più spaccato in due, come capita spesso il girone D in questi anni, in cui c'è le squadre che puntano alla promozione in prima categoria. Quest'anno Scandalberg Casalese e anche un po' lotta per per i playoff, e da quelli che si devono salvare, che insomma ci sono comunque tre squadre in quattro punti: Astra, Montanara, Montebello e la Campeginese 17, che comunque insomma tre punti dalla terza ultima. Sì, ecco, io non avrei mai detto che tra lo Scandalberg e l'Aurora a questo punto potevano esserci 10 punti. Questa è un po' la vera sorpresa, no? Forse il negativo dell'Aurora e il positivo dello Scandenberg, però obiettivamente c'è qualcosa che non va. È anche vero che ci sono i playoff e quindi... E poi c'è una bellissima conferma, che è San Leo, che l'anno scorso è stata la rivelazione del campionato, e quest'anno, confermato la rivelazione dell'anno scorso, pertanto non è più rivelazione. In realtà è una bella squadra, un allenatore giovanissimo, ma anche squadra anche molto giovane. Molto giovane, ma un allenatore giovanissimo, un allenatore Baudo, veramente giovane, e la società ha fatto la sua scelta tre anni fa di ringiovanire completamente la squadra, la categoria, puntando sui loro giovani interni, hanno secondo me azzeccato. È finalmente un progetto che basato non tanto sul discorso vinciamo in un anno, ma su 2 o 3 anni, che sta avendo i suoi frutti e non è più una rivelazione, ma una conferma. Perché poi playoff è una partita secca, la San Leo è pericolosa, pertanto sarò curioso di vederli se li faranno, perché comunque hanno 6 punti dell'Aurora, dunque non è detto che li possono fare. Montebello e Montanara che sono lì a contendersi il penultimo posto, l'Astra che li guarda e che spera di distanziarli, però credo che saranno queste tre. La Campeginese non è che ci abbia un gran passo, salvo di suicidi calcistici della Campeginese. Poi domenica prossima ci sarà Casalese Aurora, quindi, e Scandal Montebello, quindi è un turno che lo Scandal potrebbe prendere qualche punto di distanza. Montebello che
boh, non si capisce bene come. Io l'ho visto l'anno scorso una volta al torneo della League, fino impressionato, una bella squadra, cioè, pensavo che non avessero problemi in seconda categoria. Invece, mamma mia. Sì, si deve essere rotto qualcosa. Ah, beh, oltre tutto. Il cambio dell'allenatore c'è anche stato. Beh, vabbè, quello è stato, cioè, dopo che non è che andassero bene con l'allenatore. Comunque mi ha lasciato davvero un po' perplesso. Si è ripreso un po' a Montanara, che almeno a livello di classifica, anche se oggi ha perso contro una squadra che in teoria doveva essere abbordabile, questo fa sì che davvero ci sia uno scalino tra queste ultime tre e tutte le altre. Il team che io dico sempre che è la delusione più cocente, anche di più dell'Aurora, perché insomma, hanno veramente uno squadrone e non riescono a ingranare. Poi, se vuoi una notizia, oggi con un pareggio si è salvato un mister, perché i pettegolezzi che sono arrivati a Manzo Spia dicevano che se oggi Mezzani perdeva saltava il mister. Ti dico che tra virgolette, però è una notizia che mi è arrivata da personaggio che conosce bene l'ambiente. Altra cosa, complimenti al Rocchiano, perché questo mister, cioè, inutile, cioè, altra conferma, anche l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato e anche quest'anno ha confermato che aveva fatto l'anno scorso. Rocchiano, che era controfigura del Fraore, perché sì, a livello di spesa, cioè, non si paga nessuno e quindi cioè, sono forse due o tre le squadre, ma forse due, le squadre che non cacciano neanche una lira o un euro, e in più sicuramente con un bacino cioè, più piccolo del vostro, nel senso che loro vengono degli amatori, non hanno meno storia. Non hanno un settore giovanile. Non hanno un settore giovanile. Un settore giovanile, meno male, qualcuno riesce a inserire. È chiaro, cioè, quindi è molto. Come tutte le squadre, come San Leo, Astra, Aurora. Complimenti al presidente, complimenti a mister, perché cioè, questo sta facendo bene, sta facendo molto bene. Molto bravo. E io dico che secondo me è strano che nessuno in prima, almeno in prima, possa andare. Adesso da Rocchiano mi lanciano le coltellate. Sì, infatti. Però obiettivamente la carriera, cioè, di un personaggio così che fa bene, secondo me. Va, cioè, anche valorizzata, insomma. Ma sì, cioè. Andiamo in terza categoria, così chiudiamo con i risultati. 18ª giornata, Inter Club Parma Bedoniese 2-1, Paranzano Cop Nord-Est 1-0, Basilica Nova Fellegarese 5-3, Dinamo Solignano Mercury 1-3, Sala Baganza Terre Alte di Berceto 0-1, Virtus Torrile San Polo 1-3, Team Carignano Varanese 1-2, Crociate Noceto Sissa 0-1. Per una classifica che vede in testa la Varanese con 42 punti, Sissa 41, Mercury 35, Inter Club Parma Team Carignano 33, Cop Nord-Est 30, Paranzano Bedoniese Torrile 26, Basilica Nova e Sala Baganza 22, Terre Alte di Berceto 20, Fellegarese 19, Virtus 18, Crociate Noceto 4, Dinamo Solignano 3. Varanese che penso che sia ripresa Manso con questa vittoria. Sì, vabbè, va passo con i Crociati Noceto, però vabbè, secondo me è stato un episodio, non può essere stato altro che un episodio. Però oggi Ponti via fine primo tempo 2-0. Poi il Gulo ha siglato il 2-1, e però dopo la Varanese ha retto bene l'urto. So che sono arrivata anche la polizia a guardare la partita. Oggi? Forse erano più tifosi che per l'ordine pubblico, almeno vorrei sperare, perché credo che Team Carignano e Varanese siano due posti dove la polizia si è vista poche volte sui campi, però va, parlando da Varanese, so benissimo che è così. Altri risultati credo importanti, il Berceto che è tornato a fare punti, perché aveva davvero deluso, e poi un'altra delusione che non avrei mai detto era la Coop, che è stata sconfitta del Paranzano, e la Coppa era una partita molto importante, credo, questa. Bene l'Interclub
che batte una sorprendente Bedoniese, perché non so se vi ricordate, la Bedoniese l'anno scorso era arrivata penultima, quindi cioè, ha fatto forse 5 punti, 10 punti tutto il campionato. Quest'anno stava facendo veramente bene, a metà classifica, credo che si siano tolti delle belle soddisfazioni. Continua la marcia della Dinamo Solignano in fatto di sconfitte. Logico che qui se la giocano con i Crociati, che però a differenza della Dinamo ha che il discorso è che perdono 2-1, 1-0, cioè difficile che prendano goleate, a parte le prime due o tre domeniche, poi cioè, la squadra si vede che lotta dall'inizio alla fine, perché anche oggi col Sissa ha perso 1-0 e quindi non c'è niente. La Felegarese alti e bassi, il mister che è un allievo del Manso non riesce a... mister Bigori che in pratica l'ultimo allenatore che ha avuto, infatti ha smesso poi di giocare, sono stato io, oggi ha perso, però deve avere un gioco molto arioso, perché da 5 gol o da 3 gol ne prende 4, ne prende 2, cioè devo fargli un corso sulla difesa, perché qualcosa sicuramente che non funziona c'è. Niente, qui lo diciamo sempre, ne salgono secondo noi 3. Tu cosa dici, Simon? Bisogna capire quanti ne salgono, bisogna capire bene o male. Beh, non si può dire, perché no, sicuramente sappiamo chi ha titolo, dunque la prima è la vincita della Coppa, di solito anche la seconda, insomma quasi sempre la seconda passa, però molto dipenderà da quante retrocesse della prima categoria alla seconda e quante della seconda categoria non rimarranno. Cosa, si fanno dei gesti? Qua il rosso nero trionfa. Allora, visto che adesso siamo andati sul 2-0, posso dire, il Milan vince 2-0 con l'Inter e l'Inter ha appena sbagliato un calcio di rigore, quindi cioè, e il Mancini è espulso perché ha protestato, quindi diciamo che questa volta non c'entra niente, no questa volta il biondo Mancini è stato, pensavo che se la prendesse ancora con no, a parte le battute, no, secondo me terza categoria sempre due, tre squadre al massimo, poi dipende molto da quante, dai sorteggi, quando si stanno giù, secondo me dal mio punto di vista l'anno prossimo ci saranno qualche squadra in meno di seconda categoria, ma da partire dalla serie C in giù, ma tante purtroppo secondo me l'anno prossimo in seconda categoria e anche in prima due o tre squadre non ci saranno. No, io non ci credo che resisteremo, nel senso che l'agenzia delle entrate ha fatto strage, sì, appunto, perché non puoi chiudere, cioè, perché se fa strage l'agenzia delle entrate non chiudi, cioè, perché devi pagare i debiti, sennò subito, mentre invece addirittura direi che l'agenzia delle entrate serve per far continuare le squadre, certo. Allora, parliamo anche un po' del settore giovanile, visto che tu del Fraore sei anche, ecco, ne parlavo proprio col Manso l'altro giorno con altri dirigenti, ma queste squadre di settore giovanile qui a Parma, no? Perché il problema qui a Parma è che si fermano e non si organizzano tornei, non si organizzano tutte queste cose, perché c'è questo disinteressamento della federazione a non organizzare tornei e far giocare i bambini? Allora, io credo che questo si derivi da tre situazioni per lo più. La prima, la totale disaffezione tra le società sportive tra di noi. Cioè a Parma, io a settembre, quando arrivò la federazione a Parma, lanciai una proposta di unirci, noi società sportive, tramite un'associazione, una lega, un comitato di lavoro, qualsiasi cosa, lo fanno tutte le province dell'Emilia Romagna, Parma è l'unica che non la fa, proprio per cercare di mettersi intorno al tavolo, provare a organizzare dei tornei, lavorare insieme, avere una voce unica o anche una voce forte in federazione, per cercare non tanto per contrapporsi ma anche per dire la propria, perché in federazione noi ci arriviamo solo dopo che subiamo le decisioni, non prima, e invece è fondamentale per non subire decisioni mettersi intorno al tavolo con chi si decide e non dopo subirlo dalle gradinate.
E soprattutto noi società sportive preferiamo rubarci col giovanile, rubarci il ragazzino che il giorno, l'anno prima ha fatto 8 gol o 10 gol o 15 gol o ha parato 3 rigori, che collaborare tra di noi per cercare di, invece di migliorare il nostro calcio dilettantistico giovanile, che lo trovo veramente veramente in crisi. Io questo l'ho detto in tante uscite e non lo nascondo, per me calcio, il Parma, il calcio giovanile parmense è minimi storici. Anche perché, se non sbaglio male, Menozzi diceva nella riunione che c'è stata quest'estate che i bambini, i ragazzi di Parma, i calciatori di Parma, delle squadre di Parma, nella gestione, no, fino a che arrivano agli allievi, dai giovani di scuola calcio fino ai juniores, sono i giocatori dove cambia più società. È una cosa incredibile, ci sono direttori sportivi quando devono calcolare il premio di preparazione per comprare quella juniores che devono prendere praticamente, devono andare in giro con la calcolatrice, perché la prima preparazione si va indietro alle varie società sportive che hanno avuto il giocatore, quasi tutte, ma sistematico. Io potrei prendere le statistiche degli ultimi anni, ci sono squadre che hanno, non so, una squadra fortissima annata tal del tale, giornissimo interprovinciale, dopo 3 anni non esiste più, vanno via tutti i giocatori, non c'è attaccamento, non c'è, c'è un continuo a cercare una squadra da un'altra parte, non si lavora più, perché continuo a dirlo, c'è una grossa crisi di dirigenti, tantissima. Per me la dirigenza delle giovanili a Parma, ma anche in generale, io lo lancio tranquillamente, invece che andare a fare dei corsi di allenatore, per carità, importanti a Parma, per piacere federazione, fate un corso per direttori sportivi e collaboratori, promuovetelo, qualcosa, una formazione, qualcosa, perché veramente non c'è cultura dirigenziale, non c'è cultura di... C'è cultura del risultato, è un problema, è cultura del risultato, che però, cioè tu, dici che è colpa dei dirigenti, ma perché trovano terreno fertile, scusa, perché non c'è il controllo dall'alto, no, anche perché trovano terreno fertile i genitori, che sono loro che spostano, tu cosa pensi, che i genitori di Reggio Emilia si diversano dai genitori di Parma, da quelli di Piacenza, sono tutti uguali? È che, qual è il punto? È che Reggio Emilia va a vedere le società sportive, si uniscono tutte, collaborano tra di loro o collaborano, comunque cercano di avere dei progetti. Qua progetti non se ne vede, alle ragioni da Pama dei progetti di società non se ne vede. Questa è, guarda, ci sarebbe stato qua a parlarne nella serata intera, ma noi siamo qua, ma la faremo prima della chiusura della nostra trasmissione, la faremo. Però ormai siamo arrivati in fondo, quindi posso dire una cosettina proprio velocissima. Io vorrei ringraziare tutti i collaboratori del Frodo, di Innocente, genitori, allenatori, dirigenti, WISP, arbitri, società, per la partecipazione alla Winter Cup che è stata fatta, organizzata dalla WISP e Winter Cup organizzata dalla WISP, in cui abbiamo collaborato noi del Noceto, il Fontanellato, diciamo Battaglione Fontanellato col TAV e gli Stuart e naturalmente Colorno col sintetico. E in questa Winter Cup ha visto partecipare ben 84 squadre in 3 mesi, è stato bello, bellissimo, molto impegnativo. A Noceto hanno giocato con oggi ben 100 partite. Bellissimo. 100 partite. E allora ringraziamo anche per questo. Non c'è parlato lo richiamiamo. La prossima volta saluto il Manso, saluto Simone Alberici e lo aspettiamo qua prossimamente per spiegare sia del settore giovanile che i rapporti col Parma. Con questo tutto, una buona notte a tutti.